Buonasera, buonasera a voi pazientissimi, a nome di tutta la Banda Gavino. Banda Gavino, e devo dirlo, incontra sempre maggiore difficoltà a reperire sulla piazza degli ospiti che sappiano di calcio e che soprattutto non siano spalmatori seriali di melassa. Ci siamo riusciti di nuovo questa sera perché forzatamente l'ho costretto a venire qui con noi. Lui è l'antitesi dello spalmatore di melassa, un po' come noi. Mario Lamazza. Buonasera, grazie per l'invito. Infatti stavo per dire Mario Lamazza, melassa, no, niente. Oh Mario, io ti prego, una cortesia mi devi fare in questa puntata. Quando mi capiterà di rivolgere qualche domanda, qualche argomento a Mauro Pantani, fai finta di non aver capito bene e rispondi tu. Così facciamo una puntata più breve, capito? Buonasera a tutta la Banda Gavino, da Pierpaolo Sergio. Buonasera, buonasera a tutti. Vi voglio raccontare una favola. Intorno al 1600, 1620, 30, Charles Ferrol, un favolista, scrisse una favola. Il cui titolo era Cenerentola. Tra i personaggi della favola Cenerentola, ma questo lo sapete tutti, c'era la matrigna, la quale un giorno, guardandosi allo specchio, disse: specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? E lo specchio rispose: probabilmente il lecce. E così giù. No, sicuramente no, non è Lecce la più bella, non vogliamo nemmeno essere classificati come la più bella. Diciamo la squadra che sta mostrando più continuità sicuramente, perché con la partita di ieri, di sabato, si è arrivati a 15 risultati ultimi consecutivi. Che di per sé non dicono molto, ma no, dicono qualcosa. Però dicono che è una squadra che non perde comunque. E sai, alla lunga non perdere, muovere domenica dopo domenica, o sabato dopo sabato, o venerdì dopo venerdì, tanto si gioca tutti i giorni. Quindi muovere la classifica dice tanto. Poi non dimentichiamo che, a parte tutto, il Lecce ha il miglior attacco della serie B ed è la seconda miglior difesa dopo il Pisa, quindi comunque ci sono numeri importanti. Mauro, però risponde Mario, siamo noi la più bella. No, Mario, ti prego. Non si è felicissimo. Allora io penso che tutto debba racchiudersi dopo 16 partite. Io ho fatto una specie di consuntivo e mi sono ritrovato, ci siamo ritrovati, con una classifica che in 10 punti riunisce ben 13 squadre, mentre per quanto riguarda la retrocessione sembrerebbe che due già sono out, la terza forse il Crotone inaspettatamente. O la Salernitana. Però ne parleremo più avanti. Squadre in 10 punti significa che in questo momento sta prevalendo l'incertezza, ma bisogna avere conto una cosa che avete già detto qui: la continuità di rendimento. Chi è continuo continua a stare sempre pronto. Io non dico che Lecce è la più bella del Reale, ma sicuramente appartiene in questo momento alle squadre continue e quindi c'è una speranza, cauto ottimismo, ma c'è anche una speranza. Adesso però vogliamo Mauro Pantani, sul serio. Mauro, no Mauro, ti devo fare la domanda. Se tu mi dai la risposta, senza la domanda, ripeto, tiene sempre il campo con grande dignità
E allora in questo caso prima o poi il gol ci scappa, perché questa volta in tutta la partita, se va bene, abbiamo avuto 3 o 4 occasioni, non più. Forse ne abbiamo avuto nella parte finale 2 o 3, ma già vincevamo 2-0. Ma prima dei due gol, mi sembra in un'occasione, nel primo tempo eravamo stati incisivi, in un'altra occasione. Detto questo, io credo che Lecce effettivamente abbia una forza che è importante. Abbiamo visto tutti quanti un insieme di partite, specialmente in questa settimana, tutti quanti rinchiusi in casa, abbiamo visto tante partite. E io l'ho già detto anche la settimana passata e lo ripeto. Non c'è nessuna squadra in questo momento in Serie B non che possa prevalere. Mauro, una curiosità. Ma non ti ha un po' stupito che alla sua età la regina giochi ancora a pallone? Non lo so. Io credo che in molte occasioni la regina avrebbe potuto, perché esprimeva una forza ma non ce la faceva lì davanti, a superare. Paolo, dimmi. Fallo tacere. Pierpaolo, secondo te, perché secondo me è così, una regina per molti aspetti impalpabile, oppure anche un Lecce un po' caterpillar, lento se vuoi, no, non splendido, però macina, alla fine l'impalpabile viene fuori. Sì, questa lettura mi trova concorde, anche perché è un Lecce che al momento non è brillante nel suo insieme, ma si sta giovando di quella che è la condizione fisica di alcuni uomini che sicuramente sono più brillanti di altri loro compagni. Mi riferisco a Lucioni, che poi è stato seguito da Dermaco da un certo punto della partita in poi. Parleremo anche di questo. Delle due mezzali, Maier e Gargiulo, e poi soprattutto di Strefezza lì in attacco, che è il valore aggiunto in un momento in cui Coda era preso più che altro dalla grande voglia di tornare in campo, ma abbiamo visto che purtroppo la notizia di oggi ha avuto una ricaduta e lo perderemo perlomeno per le prossime 2 settimane, perché ha voluto comunque rientrare. Magari chiesto dopo, però. Per carità, volevo unire il passato con l'attualità, però giustamente ne parleremo dopo. Quindi sono questi gli elementi che stanno aiutando il Lecce in un momento di non eccessiva brillantezza, comunque ad avere la meglio di avversari che quando vengono al Via del Mare provano a opporre una certa resistenza, ma poi vengono comunque travolti da quelle che sono le giocate di singoli che tolgono le castagne dal fuoco. Carino, scusa, facci caso che 5 partite fa, la regina aveva 22 punti, era proprio... Esatto. Dopodiché ha avuto questa discontinuità. Questa discontinuità l'ha portata a centro classifica, ma la regina gioca bene, c'è una buona squadra, sì. Però questo mi fa chiedere un favore a Mauro Pantani. Mauro, alla prossima domanda ho argomento offerto Mario, rispondi tu. Giovanni, quanto spazio a tuo parere occupa adesso l'ottimismo? Secondo me, io sull'ottimismo ho la mia, che comunque l'ottimismo come il pessimismo sono aberrazioni della realtà. Secondo me bisogna essere realisti più che ottimisti, perché l'eccessivo ottimismo fa male. Come hanno detto prima Mario e Paolo, giustamente hanno detto, il Lecce non è che sta esprimendo un gioco tale da far vedere e farsi apprezzare dagli esteti del calcio, però questo è positivo perché quando comunque si vince non giocando bene, secondo me è un ottimo viatico per il prosieguo del campionato. Però non bisogna lasciarsi prendere dall'euforia, dall'ottimismo eccetera, bisogna rimanere coi piedi per terra, anche perché la classifica in cima è abbastanza corta, come diceva prima il generale, cioè ci sono tante squadre in pochi punti, mancano ancora 22 partite, quindi insomma la strada è ancora lunga, per cui l'ottimismo lasciamolo stare, rimaniamo piantati. Ecco Mario, io prendo al volo il suggerimento di Giovanni. In effetti non abbiamo giocato una grande partita, ma se non giocando una grande partita stiamo dove stiamo e soprattutto ci ricordiamo che in almeno 3 o 4 partite precedenti
noi abbiamo espresso anche un bel gioco, coralmente ed individualmente, questo giustifica l'ottimismo, senza andare ovviamente a sparare già i fuochi d'artificio. Perché? Perché vi ricordo, qualche anno fa ci fu un presidente del Lecce il quale disse... Sì, no, disse, a gennaio avremmo assassinato il campionato. Non assassinammo nessuno, e anzi, non riuscimmo a ferire nessuno. Fu un suicidio. Io dico che il Lecce sta diventando squadra buona per fare un torneo ottimale in Serie B. Perché? Il Lecce, domenica con la Regina, vantava i due cannonieri del campionato. Strefezza e Colla, un totale 17 gol in due. La Regina chiaramente si è preoccupata molto di più per Strefezza, infatti Strefezza ha giocato bene, ma è stato marcato sempre da 2, da 3, e lo stesso Foda. Chi è che è andato a fare i gol? I due centrocampisti, Gazzulo e Maier. Questo crea una difficoltà anche nell'avversario, perché se Marco il Lecce sta diventando squadra per questo, se cominciano a segnare i centrocampisti, e noi sappiamo da vecchi dubbi di Mario in questo caso, che i campionati li vincono i centrocampisti, cioè segnano più che i cannonieri. Ma molto spesso il capocannoniere non corrisponde mai alla squadra che vince il campionato. Io mi rammarico di avere come postazione molto, molto distante dalla mia Pierpaolo, allora lo coinvolgo, però sulla tua risposta vorrei poi un commento di Mauro Pantani. Raccontaci le due reti. Perché poi da Mauro Pantani vorrei che ci dica dove stanno le finezze dei gol e dove stanno invece quel briciolo di buona sorte, se ce n'è, se ce n'è. Facciamo velocissimamente, il primo gol è quello che segna Gargiulo e siamo al 22esimo minuto. C'è una bella azione sulla sinistra del Lecce, una palla crossata al centro dell'area di rigore, c'è dapprima un tocco ad allungare all'indietro, a spizzare la palla di Dermacu che arriva a coda, che vede la porta col secondo palo libero e prova a piazzare lì la palla. Invece non inquadra lo specchio e riesce però a fornire un assist per Gargiulo che da due passi deve soltanto toccare il pallone per farlo finire in fondo alla rete. Lì il Lecce trova appunto questo vantaggio che va anche a scardinare qualche piccola confidenza che la Regina stava iniziando a prendere, perché poco prima c'era stata l'occasione, l'unica vera, di Cortinovis che si era ritrovato per uno svarione dello stesso Dermago davanti a Gabriel, ma aveva provato un pallonetto che poi era finito troppo alto. Quindi il Lecce la sblocca così, va sull'1-0 e da quel punto in poi abbiamo visto un'altra partita, perché la Regina ha dovuto, come diceva anche prima Mario, aveva troppa attenzione nel cercare di bloccare Strefezza. Il secondo tempo poi c'è stato il colpo di grazia, questa bellissima azione appunto dell'idolo brasiliano che dalla tre quarti ha portato palla per vie centrali, un bel movimento di Olivieri che aveva sostituito Coda a togliere due avversari, a creare il varco centrale, una corsia preferenziale per Maier che è entrato in area, ha ricevuto il servizio di Strefezza e ha trafitto il portiere Turati in uscita. 2-0 e lì la partita è stata virtualmente chiusa, perché poi effettivamente il Lecce ha badato solo a controllare. Mauro Pantani, valuta questi due gol e dai un voto di merito o di demerito. Voglio dare un voto di merito in questi due gol a Olivieri, perché Olivieri nel secondo gol ha fatto un movimento che praticamente ha liberato mezzo campo a favore di Maier. In questo caso è evidente che quando uno gioca punta centrale, e non l'ha fatto quasi mai, credo in vita tua, però siccome non è un fesso, questa volta ha veramente fatto un movimento che in tribuna colse ognuno di noi proprio affettuosamente di fini. E tant'è vero che quando è uscita alla fine della partita, io dall'alto, diciamo, della tribuna, gli ho gridato: finalmente hai fatto una cosa molto bella. Ecco, per indicare che Olivieri, che da tutti non è stato molto amato in questo periodo, però ragazzi, ieri l'altro, ha fatto una cosa molto bella. In occasione del primo gol c'è anche da aggiungere però che mentre il secondo è stato fantastico, il primo è stata una combinazione fortunosa, perché un rimpallo ha favorito, diciamo, Gargiulo, e questo Gargiulo si è trovato a 20 centimetri d'acqua. Come a Ferrara con la Spagna, stessa cosa. Sono gol che
possono venire, ma sono più, alti, più che altro direi in generale un aiuto della Dea Leopardo. No, io cioè, volevo aggiungere un attimo una cosa. Sì, perché poi il De Leonardis vuole partecipare alla puntata. A proposito di con i piedi, mi fa piacere che i miei due amici quali hanno parlato bene, perché io sono uno di quelli che fino adesso Olivieri con i piedi, perché è vero, Olivieri non segna, non è un coach, d'accordo, però piglia tante di no, si impegna porti. Sempre, poi piglia davanti al portiere magari è poco porti. Lucido, sì. Che se ne va a pigliare un altro giorno invece rimane stecchino. Sì. Quindi uno che si saltifica. Non è neanche molto fortunato, perché ha fatto un tiro nel primo tempo. Veramente è proprio un bel tiro. Olivieri è quel tipo di giocatore che consente ai compagni di squadra di andare in gol più facilmente. Per esempio Mauro Pantani nella sua carriera ha avuto sempre qualcuno che prendeva le mazzate per consentirgli di entrare in area e farsi buttare giù. Ma è una verità, ci sono dei giocatori che si chiamano uomini boa, che sono quelli che sia più avanti che più dietro sono sempre centrali rispetto all'azione e sono quelli che vengono marcati a sangue. Va bene. E quell'altro che stanno adesso. Adesso noi ragazzi, io e Giovanni, noi giovani, affrontiamo un altro argomento, perché poi a un certo punto della partita Coda ha dovuto abbandonare il campo. Allora io non faccio processi a nessuno, la mia è semplicemente curiosità. È andato in campo frettolosamente e questo ha provocato quel mezzo guaio o era a posto secondo te? Secondo quanto ha riportato Baroni, visto che poi all'uscita c'è stato uno scambio fra i due, è stato Coda a insistere per essere della partita. Quindi probabilmente Baroni non l'avrebbe schierato dall'inizio, l'avrebbe messo in panchina come aveva già fatto. E adesso purtroppo è arrivato questo guaio muscolare agli adduttori. 15 giorni almeno, 15 giorni di riposo, per cui a Pisa staremo senza Coda. Ma sempre Mauro Pantani vi serve qua. Mauro, ma un giocatore può, è stato detto che ha buttato giù la porta dell'albergo, per far... Un giocatore può imporre la sua presenza anche se non è in perfette condizioni perché ci tiene a giocare evidentemente. Bisogna vedere i rapporti che sono con l'allenatore. Normalmente un giocatore importante come Coda, se si sente di giocare, l'allenatore glielo chiede, gli dice oh come stai, ce la fai a giocare? E lui, questa volta evidentemente non c'è indovinato. Però pare che non gliel'abbia chiesto, che si fosse chiuso nella stanza d'albergo. No, sto scherzando evidentemente. Lui probabilmente se la sentiva. D'altra parte come si fa? Delle volte si ha una sensazione a cui non corrisponde poi la realtà. Pierpaolo, prospettive per Coda, quando rientra e come rientra? Il problema è che si tratta di una recidiva, perché come ricordavo prima l'infortunio vero e proprio risale addirittura alla partita Lecce-Parma in cui realizzò la tripletta ma poi uscì prima del 90° proprio perché aveva accusato questo problema alla coscia destra. È venuto e coscia seguito non si può dire però agli adduttori del bicipite femorale, allora coscia vietata adduttori devo tenere a freno Giovanni, problema muscolare agli adduttori, dai, diciamo che sono lateralmente e quindi abbiamo visto che ha dovuto mordere il freno, ma evidentemente il tempo non è stato sufficiente per consentire una guarigione completa. Coda è generoso, Coda è un giocatore fondamentale per il Lecce, l'abbiamo sempre ripetuto, abbiamo fatto tutti gli scongiuri di rito affinché non si verificasse questa eventualità, ossia di averlo in tribuna per infortunio per squalifica, e purtroppo proprio perché ha un peso specifico molto importante per l'attacco giallorosso è tornato in campo con un po' troppa precipitazione. Da qui questa ricaduta, perché si vedeva che Coda in campo comunque non giocava ovviamente al 100%, aveva un po' di timore e poi ciò che fa ancora più rabbia è che si è fatto male provando uno stop in area di rigore. Le previsioni quali sono? Dicevo questo in apertura, trattandosi di una recidiva bisogna capire, si va dalle 2 settimane minimo di sosta in porto. Quindi
ci auguriamo che, se questo è il tempo necessario, se lo prenda tutto e che una volta tornato in campo sia poi al 100% e non debba rischiare, perché esatto, questo tipo di infortuni, se sottovalutati, sono pericolosi. Va bene, ma paradossalmente potrebbe essere un vantaggio per il Lecce. In che senso? Indubbiamente Cole è un elemento determinante al massimo. Non è che per caso si è troppo affezionato al fatto di essere il capocannoniere, l'anno scorso ha vinto il titolo dei capocannonieri, quest'anno è secondo, vuole non rinuncia a giocare. Vuole assolutamente giocare, però c'è pure un allenatore, ci stanno i problemi fisici, esatto, ci stanno pure gli altri. E allora o entra in questa logica, oppure non lo so, armare. Io il fatto che stia due settimane fermo non è che mi piace tanto, però dico, intanto se poi mi torni al 100% ben venga, e quindi stai bene là. Qualcuno dice, più di una volta ho letto, cosa il giocatore sprecato per una Serie B, però anche là c'ha 33 anni, grazie, buonasera, ci sarà pure un motivo, sarà più sprecato, ci sarà un motivo magari caratteriale. Va bene, con qualcuno. Intingiti il Gargarotto. Intingiamo. Grazie. Grazie, grazie. Dove stiamo? Dove stiamo? Perché? All'onore nostro e anche all'onore del Lecce. Sì. Prenditi. Ma devi dire parte. Allora. Va bene. Cocktail offerto dalla Eni Caffè, diciamo, perché qui siamo alla Eni Caffè sulla superstrada Lecce Brindisi, quindi offrono questo cocktail che si può gustare insieme alle tante altre le cornie che si possono gustare qui alla Eni Caffè. Panini imbottiti, frittata, panini, e poi tutta la caffetteria, Coca-Cola, birra Peroni, c'è di tutto, c'è la birra Ecnusa, vedi di fronte a te la birra Ecnusa. C'è anche la birra Ecnusa. Vedi. Il che dà un tono a questo luogo. Testimonia l'importanza del luogo, cioè. L'Ecnusa nobilita. Esatto, bravo. Va bene. Pierpaolo, se avete finito di chiacchierare, noi contentiamo tutto ciò che state dicendo. Sì, però poi c'è la gente che ascolta le sciocchezze che dite al microfono e dice: ma perché li fai? Vedi di bere questo. Guarda, non crede che venga dalla clinica Pignatelli, no? Allora, Eni Bar, puoi darci le tue pagelle, Pierpaolo, e poi le commentiamo. Non i voti, ma il giudizio che tu alleghi al voto che esprimi. Il giudizio complessivo per la squadra è stato di una più che piena sufficienza, perché appunto 15 risultati utili di fila non sono un caso, è un record. L'anno scorso con Corini il Lecce si era fermato a 12 risultati, quest'anno in un campionato così equilibrato è una vera e propria impresa. E se questo è stato compiuto, soprattutto con quest'altra partita, dobbiamo dare i meriti, vuoi a Gabriel perché ha fatto una parata sola ma determinante in un momento in cui la partita poteva essere riaperta con un eventuale rete della Regina, quindi un solo intervento si è fatto trovare pronto ancora una volta, ma soprattutto note di merito per i due esterni di difesa, Gendré da una parte e Gallo dall'altra, che hanno sfoderato una prestazione davvero di carattere e autorevole, io direi, impedendo alla Regina di sfondare lungo le fasce e soprattutto di subire il gioco sugli esterni del Lecce, perché poi con le famose catene che si creavano, soprattutto con un Di Mariano che sembrava finalmente essersi ritolto di dosso un po' di appannamento, continua ad essere un po' troppo impreciso sotto porta, però il giocatore c'è, si fa tutta la fascia, e quindi su quei versanti il Lecce ha dominato il lungo e il largo. Poi l'abbiamo detto prima, in mezzo c'è Hjulmand che non sta rendendo al 100%, ma ha trovato in questo momento un Gargiulo e un Maier che sono una garanzia per la impermeabilità dell'area di rigore giallorossa e soprattutto per gli inserimenti in avanti, che è quello su cui Baroni sta lavorando. E in avanti Strefezza ha giganteggiato poi con il... Ecco, io per vedere Pierpaolo quando parlo ho bisogno di uno specchietto, retrovisore. Sì, no, ci viene il torcicollo qua. Perché stiamo... No, chiedo però a Mario e a Mauro, ma sintesi proprio, condividete le pagelle di Pierpaolo? Sì, in assoluto sì. Sì, sono giuste. Perché è giusto dare il merito a questi centrocampisti che stanno venendo su.
direi l'unica cosa che il Lecce deve mantenere, insisto sempre, è la modestia e la umiltà. Siccome adesso, esatto, per esempio, è uscito fuori che su Strefessa hanno messo gli occhi anche i vertici della nazionale, Mancini. Ora, attenzione, non è che Strefessa, mo che ha fatto 9 reti, comincia a fare qualcosa, deve continuare a fare il suo campionato, sperando che stia coi piedi a terra e verrà fuori bene. Mi avete dato un innesco. A che cosa attribuite? La domanda è per tutti e quattro, però vi prego, se risposte sintetiche, perché già abbiamo iniziato alle 6 questa puntata, sì, sono già 2 ore e mezza. Mezzanotte, ovviamente. Ecco, quando siamo arrivati alle 6 Mauro dormiva già qua, perché non vuol perdere manco un secondo. Allora, in che cosa individuate voi, Giovanni, comincia tu, questa neo-impermeabilizzazione del reparto difensivo del Lecce? Dunque, come si diceva prima, impermeabilizzazione alla quale non eravamo abituati. No, infatti, impermeabilizzazione, no, infatti non pioveva, quindi di impermeabilizzazione non c'era bisogno di essere impermeabili perché non pioveva, però no, allora ci sono più fattori, secondo me. Innanzitutto c'è un centrocampo che nei due mediani comincia a filtrare decisamente di più, e quindi la difesa è sottoposta a una minore pressione. E poi c'è lo stato di grazia di tutto il comparto difensivo. Pierpaolo ricordava gli esterni, ma anche Lucioni e Dermaco stanno non solo sfoderando grandi prestazioni, ma stanno anche dimostrando una bellissima intesa fra loro. Lucioni sta facendo giocare bene qualunque compagno accanto a lui, si scambiano la palla, Puglia, sì, è andato bene Meccariello, adesso Dermaco, quindi questo sta. Poi Gabriel è sempre una sicurezza, al netto dell'erroraccio con la Ternana, però deve allenarsi sempre a giocare la palla con i piedi, sì, perché con i piedi mi ricorda poco brasiliano da questo punto di vista. Mi ricorda quando Mauro Pantani guidava la palla, gli scappava sempre e allora si buttava a terra in aria avversaria. E a questo, quello che ha detto Giovanni, aggiungo anche un'altra cosa dal mio punto di vista. Ripeto, io appartengo al calcio del passato. Avete fatto caso che nella partita con la Regina ci sono stati meno passaggi indietro? È vero. Molto meno. E soprattutto ho visto 2 volte la palla rinviata dalla difesa sia pure al campanile e altre 3 volte mandata in tribuna. Cioè, quello che io considero il calcio pratico per mantenere pragmatismo. Pragmatismo. Avrebbero cercato di stoppare la palla, a mettere in mezzo quella. Mauro, parlavamo di impermeabilizzazione nel comparto difensivo. Cause. La verità è che stanno riuscendo a trovare condizioni giuste in ogni settore del campo. Allora, sulla fascia destra, il terzino che abbiamo, da quello che a me sembra, è un giocatore straordinario, perché è molto forte sull'uomo e ancora più forte quando si proietta in avanti. Mette delle belle palle dentro, ha un bel piedino, insomma è un giocatore molto bravo. Gallo sta migliorando in fase difensiva, domenica non ha subito quasi nulla. E poi c'è da dire che l'unico giocatore che secondo me ha meritato meno nella fase, nella produzione offensiva, è stato Di Mariano, perché Di Mariano ha fatto il terzino per favorire Gallo nelle proiezioni, sì, offensive, però Gallo non ha la velocità di Di Mariano, neppure il dribbling e né il tiro quando rientra, né il tiro di destro che Di Mariano non ha sfoggiato quasi mai domenica, una sola volta. Insomma, se ricordo bene, del padre Cucciari sulla faccia. No, io credo che nel gioco del calcio le varie facce debbano essere, uno deve sostituire l'altro a secondo quello che il possesso di palla fa. E allora, per chiudere il discorso, mi sembra che la nostra squadra difetti, se ancora difetta in qualcosa, è nella, ha detto per chiudere il discorso, quindi nella creatività, sì, sicuro, così ha detto, perché le nostre mentali, ha detto per chiudere il discorso, ma sei sicuro che ha detto per chiudere il discorso, ma non lo chiude mai. Comunque Gallo va a lezioni private, non so se lo sapete,
va a lezioni private da Giacomazzi, perché per cui lui finisce l'allenamento, poi va da Giacomazzi che gli spiega un po' con le... che lui da Giacomazzi mica va per la fidanzata, no, no, lui va per Giacomazzi per prendere lezioni private. E anche per i turcinieri forse. Ma può darsi. Allora, adesso apriamo lo zoom. Apriamolo. Vediamo questa Serie B. Noi abbiamo visto che il Pisa, il Monza e il Benevento, mettiamo sì, nel senso che sono andate a punti e li hanno fatti tutti, come il Lecce. Mentre il Brescia... No. Allora, sono queste le candidate al lotto finale che si aggiudica la Serie A? Comincio io? Sì, sì. No, ancora un po' presto per dire che siano solo queste, magari. Ma sedicesima. Lo so, Gavino, per carità, si iniziano a capire quelli che sono o confermati i valori che bene o male stanno emergendo. Però ci sono ancora delle squadre che secondo me con una serie, un filotto di vittorie potrebbero rientrare, e lo dimostra il Monza. Sembrava tagliato fuori, invece guardate dove è arrivato il Monza. C'è un Cittadella che si sta riprendendo da qualche settimana, e la Cremonese soprattutto, che poi è la vera outsider di questa stagione perché ha fatto una sontuosa campagna acquisti, ne abbiamo parlato tante volte e lo sta confermando. È stata di quelle che abbiamo visto quella che mi è piaciuta di più. Non a caso è l'unica che ci ha sbattuto. C'è un Frosinone Sormione con una sola sconfitta. Però Frosinone, sì, Frosinone. Però pareggiano tanto. Però pareggiano tanto. Non c'è poco. Non perdono. Quello ma io della Cremonese non mi meraviglio tanto, perché sapete chi è il direttore? Alla... Esatto, Arrigo Braida. Arrigo Braida, cioè vecchia volpe, no? Quindi cioè è uno che ne capisce di calcio. Quindi... È uno che ha vinto parecchio. E ha vinto parecchio, sia a... rubare, al Milan, al Barcellona. Io sono molto amico di Arrigo perché era un centravanti che giocava nell'Udinese quando io giocavo nella Cremonese e anche nell'Entella di Chiave. Devo dire che Arrigo è... come direttore generale, come era come calciatore, un gran bel calciatore. Bene, fermati qua però, eh? Sì, allora, non abbiamo ricordato fra le possibili candidate il Parma. Il Parma che mi pare che sia ormai fuori, nonostante, e bisogna riconoscerlo, le grandi parate, numerose grandi parate di Buffon. Però a proposito delle grandi parate, delle numerose parate di Buffon, io voglio ricordare una cosa che forse c'entra poco, ma un certo significato ce l'ha. Molti anni fa nel Varese giocava un portiere che si chiamava, e si chiama penso, Vavassori. Quel Varese retrocesse conquistando 2-3 punti, perché questo Vavassori era bravo perché nel corso di una partita gli arrivavano 100-120 tiri. E su 100 tiri statisticamente 96 li parava e 4 no. Gli mise l'occhio addosso la Juventus, lo prese e con la Juventus gli arrivarono 3 tiri, 2 erano gol e 1 no. Quindi questa grande queste grandi qualità residue di Buffon credo che trovino anche motivo nel fatto che è impegnato dall'inizio della partita. Eh beh. Però Pierpaolo, il Parma è fuori dai giochi? Secondo me sì, Gavino, il distacco è di quelli importanti. È una squadra, come diceva Pantaleo Corvino quest'estate, a bocce ferme. Attenzione, perché un grande equilibrio quest'anno determinerà anche delle sorprese in negativo. Ci possono essere squadre blasonate che vanno a rischiare. Qua tutti rischiamo di poter fare un campionato di vertice o lottare per la retrocessione addirittura. Certo. Quindi quello che sta succedendo al Crotone in maniera clamorosa, retrocesso dalla Serie A, è terz'ultimo e penultimo, e abbiamo visto che neanche la scossa dell'arrivo di Marino in panchina è bastata per riprenderlo. Lo stesso sta accadendo a Parma, lì è andato via Maresca, è arrivato Iachini, ma i risultati sono sempre quelli. È un Parma che in casa pareggia e in trasferta perde. Intanto vi do una notizia: il 31 di dicembre scadono i termini perché la Salernitana venga ceduta. Se non viene ceduta c'è il rischio della cancellazione della società e retrocessione o retrocessione. Ora, considerato che questo accade alla Salernitana di Lotito e che oggi hanno messo ai ferri, hanno messo ai ferri il presidente della Sampdoria, il quale si è dimesso immediatamente. Si è dimesso da presidente della Sampdoria. Io non vorrei essere cattivo, ma ho l'impressione che questo calcio per molti personaggi, non per tutti,
diventi una sorta di strumento per fare gli affari propri, tipo i pirati della Malesia che fecero i fatti loro a spese dei tifosi che credono ancora ai grandi presidenti. Ce ne sono dei grandi presidenti, però intanto abbiamo due esempi di persone che Mario. Due, tre. Allora, un paio di cosette, giusto quello che avete detto, per quanto riguarda i pirati, questi sono sempre in attesa di una regina Vittoria che nomina Francis Drake, grande pirata, come l'ammiraglio della grande flotta, e vince quello che deve. Loro aspettano. Allora io pongo la domanda, ma voi non sapevate, voi calcio, organizzazione calcistica, che lo titolo già proprietario della Lazio, anche se la Salernitana era in linea nel momento in cui doveva subito lasciare, immediatamente, no, si continua e si arriva a questo. Poi fammi dire un inciso così, il Papa sono d'accordo con Pierpaolo, non credo che riesca a farcela, anche perché l'elemento che dovrebbe aiutarlo è uno di quelli che io vedrei, me lo sogno di notte nel Lecce. Va bene, allora no. È Vasquez. C'è Vasquez nel Lecce, e il Lecce va sicuro in Serie A. Allora, il famoso centrocampista che è ti vero. Dà Mauro, la corsa per lo scudetto, e poi ritorniamo a parlare del Lecce ovviamente, è limitata, è una corsa a tre, cioè Milan, Inter e Napoli, o vogliamo inserirci anche l'Atalanta? Io credo che di queste quattro la Dea sia quella che gioca meglio di tutti. Nel senso, però a volte non basta giocare meglio, è più partecipativa, però non ha, rispetto a quelli che hai citato, quello uno o due giocatori che possono fare la differenza in qualunque momento. La Dea è una squadra che gioca molto bene, io credo che sarà un campionato, quello, uno tra i più belli che mai siano stati giocati in Italia, perché negli ultimi anni, negli ultimi decina d'anni, una squadra ha superato sempre tutti, poi è venuta fuori un Inter importante negli ultimi due anni, cioè, e io credo, guarda, che il campionato italiano quest'anno sarà veramente un campionato che i milanesi potrebbero anche vincere, ma che il Napoli non vuole perdere. La cosa giusta, capito? L'hai sentita? Intervista a Gasperini. No, io no, quando parla Gasperini io spengo. No, ho detto una cosa giusta, perché gli hanno chiesto, l'Atalanta può essere, ma hai fatto una domanda, una di quelle che potrebbe essere il campionato. Gasperini ha detto, io ho detto ai miei ragazzi che fino a quando non saremo almeno una volta primi in classifica non dobbiamo mai parlare di campionato. Ma allora... Ecco, mi avete fatto perdere il filo del discorso, si parlava del campionato. Comunque approfitto della pausa, Empoli-Udinese è finita 3-1 per l'Empoli. 3-1 per l'Empoli. Allora che l'Udinese era andata in vantaggio. Così è il calcio. Però ecco cosa volevo dire, l'Atalanta forse non dispone di un organico numeroso, e a proposito dell'organico numeroso mi sono preso un appunto, l'organico oneroso del Lecce. Il Lecce ha 30 giocatori. Ritengo che paghi anche lo stipendio a 3 allenatori, se non a 6, se paga anche i vice. O se sicuro. E se non ci sono anche i preparatori atletici. Non è una situazione molto onerosa da un punto di vista finanziario. Guarda, capito che l'altra volta, poi voglio sentire anche per Paolo, sulla Gazzetta dello Sport è uscita la tabella di quanto le squadre di Serie B pagano, invece sta a metà classifica, 11 milioni di euro l'anno a fronte dei 36 milioni del Parma, che vediamo per questo. Vabbè, ma lì uno è che c'ha il contratto, dei 26 del Monza, poi ci stanno i 3 milioni del Cittadella, ogni anno con i suoi 3 milioni riesce a fare i playoff. Esatto. Allora questo invece non è che mi prego, 11 milioni sono accessibili. Va bene, tacete, vi prego, perché Giovanni ha una valanga di... Sì, no, ma ho spremato un poco perché ce ne sono tante. Volevo ricordare il solito, oramai solito, ecco proprio adesso, non si apre, ecco qua che si apre, il solito
Alberto Tricarico, che ricordiamo ci segue dalla Repubblica Dominicana. Io non so con che fuso orario, che ora è lì nella Repubblica Dominicana e ci sta seguendo, e che ogni volta ci scrive. Quindi veramente, cosa dice questa volta? Allora, dice buonasera a tutti, quindi è anche una persona educata, a tutti. Dice: si è appena appresa la notizia che Coda, per il problema avuto sabato durante la partita, resterà fermo un po' di giorni. Io mi chiedo, questa è la domanda che ci pone, anziché far giocare Olivieri, che sinceramente a me non è che piaccia tanto, non sarebbe meglio far giocare Rodriguez? A Pisa c'è bisogno di qualcuno che in attacco dia del filo da torcere, e Rodriguez per l'appunto potrebbe essere il giocatore giusto per questo tipo di partita. A voi. Però è anche vero, brevemente, è anche vero che Rodriguez è un tipo di giocatore, mentre, come si chiama? Coda, Olivieri. Olivieri, a mio parere, si rende utile, come ci ricordava Mario, si rende utile con un certo modo di stare in campo. Anche fisicamente. Del suo modo di stare in campo. Fisicamente. Si giovano gli altri componenti del reparto. Io non lo so se Rodriguez, messo in mezzo a prendere degli altri, così come le prende Olivieri, regge tutta una partita. Poi, lasciatemi dire, oggi ne sentivamo la mancanza, almeno io ne sentivo la mancanza, ma è ritornato. Il tifoso più acceso è ritornato, Donato Cavallo. Salutiamo Donato Cavallo. Ci sei mancato. Però Donato deve essere migliorato, perché prima era cavallo da tiro, adesso è cavallo da corsa. Da corsa. E infatti ci dice: ho preferito il silenzio, ma ora devo dire la mia. Cioè, si vede che non ce la fa più a stare zitto. Ponderato. Bravo. Allora dice: questo Lecce con le palle al posto giusto non teme nessuno. A Pisa può finire in qualunque modo, ma a fine campionato staremo dove dobbiamo stare. Non c'è trippa per gatti, garantisco io, e nubu tuccati lì. Puntini, puntini. Grande. Simpatico, anche simpatico. Donato, quindi. È un grande davvero. Che gli diciamo a Donato? Non è che lo ripetiamo così. Noi condividiamo quasi tutto quello che è, tranne la cosa del toccarsi, quello no. A Pisa, ha ragione, a Pisa può finire in tutti i modi, non è che a Pisa non si possa andare a fare. Mauro ha appena detto, ha fatto una riflessione, la peggiore partita che ci potesse capitare adesso. Sì, è la peggiore, perché quindi il Pisa è in gran forma, tutto quello. Più che la forma è la cattiveria della. Io l'ho visto giocare, ragazzi, ha resistito sul 1-0. Sì. Hanno picchiato come fabbri, ma la cosa, insomma, devo dire la verità, noi siamo più forti, però ragazzi bisogna stare attenti. Oh no, è giusto, anche perché con gli ombrelli picchiano pure con gli ombrelli, a parte quello. No, vabbè. Allora, speriamo non piova. Ragazzi, a voi, tutti e tre, però sintetici, il prossimo turno, quello appunto del Pisa Lecce, potrebbe portare una rivoluzione in classifica o anche lasciare tutto immutato, perché sono previste Ternana Benevento, Monza Frosinone e Spal Brescia. Quindi può accadere di tutto. Io mi aspetto una reazione del Brescia, perché se è una squadra che punta a vincere il campionato, così come sta facendo finora, deve reagire a questo 2-0 in casa contro il Monza. Comunque noi telefoniamo a Mancosi. Che se può fare qualcosa, ben venga. Che ce la fa? Sabato ha segnato, quindi. Infatti, che si ripeta. Il Brescia al momento è la squadra che sicuramente è quella che può creare più problemi a tutti quanti. Il Benevento è una formazione ondivaga, abbiamo visto una buona partenza, poi il calo, adesso di nuovo si stanno riprendendo con la terza vittoria di fila. Il Benevento è ondivago perché? Perché si allenano. No, il Frosinone che è un divano. Il Benevento che si sta giovando di questo La Padula, che Lecce lo conosciamo molto bene, lo ricordiamo molto bene, e che è il loro bomber, che li sta aiutando molto in questo momento a riscalare, a risalire le posizioni in classifica. Quindi io mi auguro ovviamente che Lecce vada a fare risultato a Pisa, ma è ovvio che questi incroci
potrebbero consentire a chi insegue di accorciare la, la distanza. Mauro, monta Frosinone. No, voglio dire qualcosa su Lecce. Semplicemente mi augurerei che la, la nostra posizione tra il Pisa e Lecce rimanesse quella di prima. Perché se si dovesse perdere... Dopo un impegno come questo... se si dovesse perdere, quelli acquisterebbero uno scontro diretto, una grossa disposizione. Certo. Mentre invece, come avevi chiesto, invece... Monza-Frosinone. Monza-Frosinone è una partita che tutte e due, in due scade praticamente di pari conto. Ma il Frosinone è un po' un diva, qui c'è un perché. No, perché il Frosinone si allena a Frosinone, poi vanno a pranzo ad Alatri. Ah, là è lì tra le mura ciclopiche, vabbè. Quali mura ciclopiche? Tu devi parlare di quel ristorantino. Sì, vabbè, non possiamo dirlo. Ma il Frosinone è una squadra robusta e il Monza invece è una squadra più, diciamo, più sensibile, una squadra molto, che si adatta molto al gioco degli avversari. Ma ce ne sono altre? No, basta. Le squadre robuste è difficile far bene. Perciò per il Monza sarà difficile. Mario, come le vedi tu queste tre partite? Ovviamente Pisa-Lecce lasciano da parte perché scaramanticamente non ne vogliamo parlare, però Monza-Frosinone e Spal-Brescia e Ternana-Benevento. Io vedo il Frosinone come squadra di serie. Sì, il Frosinone, mi ripeto, lo ribadisco, ha una sua sconfitta come il Lecce, ha molti pareggi, ma intanto non perde. Quindi non è escluso che il Monza, che invece è una squadra che ha perso, vince, quattro sconfitte c'è il Monza, a fronte del Frosinone che ne ha una. Io vedo del Frosinone ho paura, siamo quelli che arrivano alla fine. Ecco perché dico, insisto sulla continuità. E vi dico un'altra cosa che magari vi scandalizzerà. Cioè se a me danno l'opportunità di scegliere, tu in tre partite ti accontenti di tre pareggi per fare tre punti, oppure una vittoria e due sconfitte. Io mi accontento di tre pareggi, perché per la squadra significa... Ma non dai punti agli altri. Pierpaolo, sei chiamato in causa. 9.000 spettatori contro la Regina. Grosso modo gli stessi nella partita precedente con la Ternana. Dove sono finiti e perché? I 19.000 di Lecce Parma? Beh Gavino, mettiamoci in questo caso nell'ultima partita all'orario, le 4:15 di sabato. Chi ha un'attività difficilmente può permettersi il lusso di rinunciare ad andare ad aprire al proprio negozio, la propria sala cinesca, alla fine di una partita nel periodo natalizio, una partita che finiva alle 6. Quindi fin quando una partita comincia alle 14, alle 15, si riesce a coniugare il tutto. Però vuoi anche il tempo incerto, si veniva da giorni di pioggia e di freddo intenso, vuoi appunto l'orario, secondo me è questo il motivo, anche perché poi l'entusiasmo in città c'era, abbiamo visto la tribuna est superiore, i posti disponibili, la curva nord superiore era andata esaurita, così come gran parte della centrale superiore, quindi fame di Lecce c'è, entusiasmo c'è, come ricordavi in apertura, però poi ci sono anche queste difficoltà oggettive che ovviamente non vanno incontro a quelle che sono le necessità del tifoso, dello spettatore. Mauro, tu che conosci tutte le squadre e le sai valutare, che pesce è, pesce nel senso buono, questo Pisa? Se te l'ho detto prima, è una squadra rognosa. L'ho vista giocare domenica, fare gol fuori casa e resistere su questo gol. Come, eh? No, su una questo gol, una squadra come quella, due settimane prima ha fatto tre gol in 10 minuti, sembra il Frosinone. Avevano recuperato da 0-2 a 2-2, sì. No, quella la settimana, ancora prima. L'altra prima, sì, sì, sì. Ha fatto tre gol in 12 minuti. È vero. La verità è che il Pisa acquista giorno dopo giorno una sua consistenza. E è sempre una consistenza di lottatori. Insomma, è una squadra pugnace. Mi piacerebbe andare là e dargli una vostra... un'ombrellata, restituire l'ombrellata. Noi abbiamo, come si può dire, abbiamo qualche problemino quando incontriamo squadre di questo tipo di nervatura. Sì, i problemini ce l'abbiamo sempre, però il Lecce quest'anno mi è sembrata una squadra, ecco, la definirei consistente.
una squadra robusta, una squadra che è una paura di niente e che però ci vorrebbe quel coda gladiatore che veramente che da poi solo in questo tipo di partite, in questo tipo di sarebbe fondamentale. Prima tra l'altro, me lo devo dire, prima qualcuno ha chiesto sarebbe il caso di far giocare Rodriguez. No, secondo me no, perché una figura atletica, una figura importante sul piano fisico, in area di rigore ci vuole. L'altro può giocare di accompagnamento quando c'è coda, ma non può essere lui l'uomo buono ad area di rigore, non ti fa una deviazione di testa, può fare qualche azione individuale, però rispetto al gruppo non è adatto. Io condivido in pieno quello che dice Merlo, anche perché se non condivido quello che dice, la mattina non viene a casa mia, mi porta il caffè e fa sicciotto, se no... Allora, facciamo un'altra fuoriuscita dal campo del Lecce e parliamo di Champions. Mario, allora, Real Madrid-Inter e Milan-Liverpool, possibilità. Real Madrid e Inter sono tutte e due qualificate, partita inutile. Una partita quasi inutile, giocano per la gloria, quindi non è una partita attendibile. Milan invece... quella è il Milan, se la gioca. E pertanto il Milan in base al risultato... Anche se lamenta molte assenze. Sì, è vero. Però io, siccome nel Milan c'è Ibra, che si potrà dire tutto quello che si vuole su Ibra, però Ibra è uno che... Io credo che il Milan potrebbe fare delle cose imprese. Però dall'altra parte il risultato è il Porto non deve vincere, però esatto. Però il Porto gioca in casa dell'Atletico Madrid, insomma non è proprio un percorso facile. Però il Milan si troverà di fronte 11 avversari più Klopp. Klopp è un allenatore pittoresco, caratteristico, la Champions l'ha già vinta, quindi simpatico. Anche se è un po' come Mourinho. Leggevo oggi le dichiarazioni di Klopp, dice che farà molto turnover nella gara di domani. Ma guardate che il campionato inglese è terribile. È tremendo, c'è molto intenso. Basta guardare quest'anno il rendimento di Lukaku a Chelsea. Sì. 3 gol Lukaku. Sì. No. E comunque, tornando a parlare di Champions, una partita fondamentale sarà quella di dopodomani dell'Atalanta col Villarreal. Esatto. Perché l'Atalanta, battendo in casa il Villarreal, andrà a prendere il secondo posto e si qualifica. Come la vedi? Io la vedo seduto in televisione, bello, mi siedo davanti alla televisione e la vedo. Gli dai tanto e si prende. No, non so se la vedo, però comunque è una partita che dovrà essere molto bella, sia per l'importanza, sia per come gioca l'Atalanta. Adesso però, proprio schegge, Pierpaolo, Pisa-Lecce, c'è qualche accorgimento da mettere in atto per affrontare quella che attualmente non solo è la capolista, ma l'avete detto voi, è rognosa. Abbiamo detto prima che le squadre vincenti e le squadre importanti si giovano di un centrocampo forte e il Pisa questo centrocampo ce l'ha, non ha solo quello ovviamente perché non sarebbe in quella posizione, però è il reparto più attrezzato. Dall'altra parte c'è un Lecce che però contro le dirette avversarie, contro le grandi di questo campionato praticamente non ha mai steccato, eccezione fatta per la Cremonese, ma era la prima giornata di una squadra rinnovata, un allenatore nuovo, quindi fa poco testo quella partita per fortuna. Quindi io credo che alla fine quei valori che il Pisa magari potrebbe avere in più rispetto al Lecce sono pareggiati da quello che è il discorso corale di una squadra che ormai si esprime da squadra. Mauro! Sta dormendo? No, Mauro sempre sul Pisa Lecce? No. È necessario trovare degli accorgimenti particolari o no? È necessario che Lecce giochi da Lecce. Se Lecce ripete la partita a Pisa come ha fatto quella col Parma, allora non ci sarà, magari perché Mario è un Mario, aggiungimi una cosa. Lecce deve fare qualche rilancio più lungo, lo stanno iniziando a fare, perché da dietro si vede Lucioni a saltare il centrocampo del Pisa, lo stesso Gabriel alla Bonucci per esempio.
quei lanci improvvisi che c'è ancora da fare. E bisogna, io sono sempre, cioè, sì, non piace dal gioco tutto quello che volete, ma quando è necessario, è appisa, sarà necessario. Qualche bella palla in tribuna. No? Va bene. E allora, essere attenti. E allora, per avviarci alla conclusione, parliamo di schedina. E questa volta diamo dei numeri importanti. Allora, chi telefonando al numero che adesso vi dico e poi lo ripete Giovanni, chi fa più punti nei pronostici si aggiudica un premio che è davvero un cimelio storico, storico, sì, importantissimo. Il numero di telefono è 347 024 1221, lo ripetiamo, 347 024 1221. Che cosa si vince? Si vince un cimelio storico di importanza enorme. Si vince l'ombrello con cui fu picchiato a Pisa, ma originale. Mauro Fanta, l'originale. L'episodio risale all'anno 1918, sotto con la schedina. 58, va bene, dai. Allora, schedina. Cominciamo da chi? Da Pierpaolo, che sta lì in fondo. Pierpaolo, la partita clou di tutta la non dico nemmeno la categoria, proprio di tutta la domenica calcistica nazionale. A Fragolese Torres. Due, vince la Torres. Ormai sappiamo. Bene. No, spiega. Dove gioca la Fragolese? Ad Afragola. Che è il paese del famoso Cicillo Cacacci, allora, di Afragola. Cicillo Cacacci, allora, di Afragola. Due, no? Bersaglia. Vabbè. Pierpaolo, riprendiamo seriamente. Vabbè. Allora, partita forse dal pronostico scontato, Cremonese-Crotone. Sì, credo che il Crotone... Io non ho mai... No, per carità. No, poi... può succedere di tutto, per carità. E ogni settimana ci si aspetta la resurrezione del Crotone, invece va a prendere puntualmente la Batosta. Credo che in questo momento la Cremonese abbia l'entusiasmo e la giusta concentrazione per non fallire una facile occasione. Bene. Mauro! Ternana Benevento, ne abbiamo accennato prima. Due squadre, la Ternana è una gran bella squadra. In forma. Il Benevento qualcosa deve per forza fare, quindi sarà un pareggio. Pareggio, perfetto. Mario, Cittadella Ascoli, anche questa bella partita, no? Questa è una partita da X. Da X. Pareggio. Allora, tocca a te dire. Mario. No, ha detto Mario Cittadella. Il Crotone, volevo aggiungere questo, il Crotone sta in piedi perché ha perso il suo Messina. È vero. Allora, dimmi tu invece, Monza-Frosinone, match clou della... Monza-Frosinone per me è una partita da 0-0 o 1-1. Pareggio. Allora, ritorniamo a Pierpaolo di là. Guerra fra poveri, Pierpaolo, Pordenone Cosenza. Cosenza che ha cambiato allenatore. Uno. Diamo fiducia al Pordenone. Un solo allenatore. No, il Pordenone è già il terzo, così esatto. C'è già il terzo, va bene. Mauro, Spal Brescia. Domenico mi fa fare un gran gol di testa sul calcio da a Mancoso. Ha fatto una bella elevazione e l'ha piazzata proprio bene. La Spal può fare qualunque cosa, però devo dire la verità, non l'ho vista bene neanche domenica, non riesco, è dall'inizio dell'anno che cerco di capire come mai questa Spal non si comporta bene e non riesco, lo dicevo a Catino forse stamani o qualche altro giorno, che è una squadra che non mi sembra allegra, lo stesso Marco Mancosi mi sembra un giocatore triste, mentre qui esprimeva una vivacità proprio che è tipica poi della sua razza sarda, quell'essere presente, puntuale. Lì mi sembra un uomo quasi razza sarda. Va bene, dai. Quindi pareggio, che dici? Ma il Brescia non, secondo me perderà due partite consecutive? Io spero di sì. Speriamo. Un segnale importante. Va bene. Allora, di Pisa-Lecce non parliamo, chiaramente, ricordo solo che si giocherà
sabato di nuovo alle 16.15. Quindi si ripete. 16.15 non si capisce. Perché? Perché sì, 16.15 perché devono finire le partite delle 14. E prima di quella delle 18.30. Lo so, 16.15. Deve essere una via di mezzo. Allora. Il Castro, giusto. Allora, torniamo al generale che ci dirà come finisce Parma Perugia. Sto Perugia è tosto, in specie in trasferta. Perugia mi sembra un'altra squadra che è la partita, Però perde visto poco. Che il Parma per una questione di dignità, Parma stesso, che altrimenti li ribaltano tutti e partire da più forte. Eh sì. Quindi, poi diciamo il parmigiano contro il Baci Perugino, vabbè, vince il parmigiano. Poi tocca a te, Vincenza Como. Guarda, la Vincenza mi sta simpatica. Oltretutto cucina anche bene. Quello sì, questo posso confermarlo. Però il Como è pericoloso. Eh sì. Quindi vedo due. Due, vince il Como allora. E chiude poi domenica alle 20.30 la giornata. Pierpaolo tocca a Pierpaolo. Regina Alessandra. Anche qui io credo che la Regina non si possa permettere altri passi, altri passi falsi. Dovrebbero tornare al successo, dico uno. Bene. Uno. Bene, schedina finita. Allora, io devo ringraziare intanto chi ci ha scritto. Chi ha scritto, chi ci ha seguito. Chi è in visione. E tutti coloro che ci seguono. Giovanni De Leonardi, Pierpaolo Sergio, grazie. Grazie a Mauro. Grazie a voi. E grazie a Mauro, a Mario Lamazza che è entrato qui con noi. Io chiedo però, a chi ci segue di perdonarli tutti e quattro, perché a volte capita che non sanno quello che dico. Ci vediamo lunedì.